Abbiamo chiuso prima della pubblicità commentando che per misurarvi adesso forse l'occasione sarà il referendum, vedere in quanto tempo e quante firme raccogliete per il referendum per l'uscita dall'euro. Ma il referendum sarà sicuramente un'occasione per tornare in strada, occuparci di uno dei tanti problemi di questo paese insieme a Rete di Cittadinanza, che è il nostro primo punto del programma e ci vantiamo di cercare di rispettare quello che il programma ha presentato agli elettori. Cosa che invece purtroppo gli altri partiti non hanno, nel senso non hanno questa abitudine di rispettare il programma, a volte fanno delle cose che non hanno mai detto nel programma elettorale. E sicuramente raccogliere prima le firme e poi far discutere questa legge in Parlamento per arrivare a un referendum consultivo è sicuramente una cosa che desta attenzione nell'opinione pubblica e che può quantomeno portare l'Italia a discuterne. Un bilancio su questa festa, è andata bene, è stato detto tutto? Beh, a mio parere è stata una festa che è andata oltre le previsioni, positivamente parlando, e che ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo, che era semplicemente quello di disegnare l'Italia 5 Stelle, l'Italia che può essere con un governo 5 Stelle. In questo momento abbiamo bisogno di far vedere agli italiani che votando Movimento 5 Stelle non ci deve essere nessuna paura, ma più chiariamo cosa vogliamo fare, un reddito di cittadinanza, abolire l'IRAP per le PMI, una legge sul conflitto di interessi, un referendum sull'euro, aiutare tutte quelle aziende che si trovano in difficoltà dal punto di vista delle rinnovabili e tante altre misure anche per i disabili e così via, che nonostante i bei proclami e le vere valori in questi anni non sono state realizzate, con il Movimento 5 Stelle è possibile, anche perché ricordiamoci che solo a titolo di esempio il Movimento 5 Stelle ha detto che avrebbe rinunciato ai rimborsi elettorali e l'ha fatto, ha detto che avrebbe dimezzato il proprio stipendio di parlamentari e l'abbiamo fatto, abbiamo rinunciato e restituito per un fondo per le piccole e medie imprese, quindi non ce lo siamo tenuti, circa 7 milioni di euro. Non è una cosa che è di tutti i giorni, o quantomeno abbiamo sfidato gli altri colleghi, però ne parliamo da un anno e mezzo, mi sembra una buona cosa, ma non hanno fatto. Cioè lo sappiamo, ormai lo hanno capito anche i vostri avversari che l'avete fatto, perché è da un anno e mezzo che se ne parla, perché l'avete fatto, l'avete giustamente pubblicizzato, ne abbiamo doverosamente dato conto. Senta Nuti, però il suo settore, come ben sappiamo, per scelta, per elezione, quello è proprio televisivo, no? Il suo settore privilegiato, non l'unico. Mi occupo di affari costituzionali. Si occupa di tutto. Costituzionali e antimafia. Sì, no, lo so. Non conosco bene. Sarrai. No, lo so benissimo e so anche il suo collega qual è che ha la presidenza della vigilanza, però si occupa di affari costituzionali, tra cui c'è anche evidentemente i rapporti con le altre forze politiche. Volevo arrivare a questo. E ho l'impressione che nel discorso di Grillo, che era ovviamente il più atteso, e ci sia la contraddizione della descrizione di un movimento senza leader, però in cui poi le parole d'ordine, le decisioni arrivano proprio dal discorso atteso di Grillo. Non è questa la vostra contraddizione nella fase di crescita? Dopotutto è vero che avete imposto una serie di figure, tra cui lei stesso Nuti, tra cui il suo collega Fico, tra cui la Taverna, tra cui Morra, però poi oggi si aspettava di vedere cosa faceva Di Maio e soprattutto cosa avrebbe detto Grillo per sapere quali erano le linee guida. Io penso che non ci sia contraddizione, perché anche lei ricorderà che Grillo più o meno ripete le stesse cose da 20 anni. 5 anni fa faceva lo spettacolo e parlava di stampanti 3D, tanti anni, qualche uno o due anni fa ha parlato del referendum sull'euro durante il programma delle nazionali, il reddito di cittadinanza lo dice ormai da 2 anni, insomma sono le stesse cose che stiamo cercando di portare avanti con convinzione, nonostante ci sia una difficoltà a realizzarle perché non troviamo l'appoggio degli altri partiti, anche se l'opinione pubblica da questo punto di vista appoggia questi punti. Il conflitto di interesse è un qualcosa che tutti i soggetti politici e non si sono dichiarati per portarlo avanti e realizzarlo. Poi nel momento di discuterlo, per esempio giovedì, non si è voluto iniziare la discussione e il voto degli emendamenti. Quindi io penso che ripetere le cose non vuol dire imporle.
Giuseppe o Luigi, Alessandro e gli altri miei colleghi non hanno fatto altro che ripetere le stesse cose che si dicono durante la campagna elettorale delle nazionali, quindi non c'è un'imposizione di una linea, c'è il ricordare di darci alcune priorità, alcuni punti chiari, anziché puntare su 100 punti, 20 punti e così via, concentrare le forze e le energie su 2-3 punti, anche perché dobbiamo essere onesti oggi, come ha detto Luigi, come ha detto Alessandro, come ha detto Beppe Grillo. L'unica nostra arma è l'ostruzionismo, tenere questa gente tutta la settimana a lavorare anche fino a mezzanotte per cercare di ottenere qualcosa da chi non vuole dare nulla agli italiani. Chiaro, chiaro. E se... Prego, a te un'ultima domanda. A te un'ultima domanda, Paolo, poi ne faccio un'ultima io, poi chiudiamo. No, al volo, reddito di cittadinanza, ma insomma tanti argomenti sono comunque accostabili a quelli del Partito Democratico o di Renzi, l'assegno sociale, non mettere le mani o almeno rivedere la RAI, cioè ci stanno tante cose che poi è difficile andare a distinguere e capire quali sono le vere differenze. Tra l'altro, se non ci sono i soldi per l'assegno sociale di Renzi, dove li trovate voi quelli per il reddito di cittadinanza? La domanda è ottima, oserei dire, perché la differenza è che noi vogliamo eliminare gli sprechi che ci sono nella politica, nel Parlamento e nel governo e di tutto quello che gira attorno. Il PD, così come anche gli altri partiti, hanno sempre detto belle parole su questi argomenti, però nel momento di realizzarli non hanno la voglia di farla. Il conflitto di interessi, per esempio, non è una proposta che in questo momento, quella scritta da Forza Italia, già questo è il paradosso, votata dal PD in commissione, impegna una cifra economica, però nessuno la vuole realizzare, mentre noi abbiamo detto alle 23 di notte discutiamola. Ora, quindi cavalcare adesso però il conflitto di interessi sembra un po' arrivare fuori tempo massimo, insomma, su altri argomenti. È un esempio di come la differenza fra noi, il PD e gli altri partiti è che noi quello che abbiamo detto in campagna elettorale lo stiamo portando avanti e lo vogliamo portare avanti. Gli altri, nonostante le belle parole, in realtà poi non vogliono affrontare l'argomento e questo ci dispiace perché la gente che ha votato PD probabilmente voleva una legge sul conflitto di interessi, non ce l'ha, o vuole il reddito di cittadinanza perché ritiene che sia una misura giusta al di là di chi lo propone, ma poi vede che non si realizza. E la parola cambiamento, prospettata più volte da Renzi, non significa niente se non si dice come si vuol cambiare. Nella vita si può cambiare peggiorando, ma anche migliorando. I fatti dicono che in questo momento il cambiamento di Renzi, del PD e di Forza Italia è un peggioramento. Noi vogliamo migliorare il livello di tutti e non solamente di alcuni, e questo è il significato della politica del movimento. Direttore, a te l'ultima. Sì, l'ultima, Luti. Quello che le volevo chiedere è a questo punto come ne uscirete organizzativamente. È chiaro che Grillo l'aveva detto, me l'aveva già anticipato, prima avevo raccontato del colloquio che avevo avuto questa mattina, voi punterete molto su questa raccolta popolare, no, di firme che vi serve, lei lo ha spiegato bene, a valore emblematico, non tanto e non solo, se ci arrivate bene per voi, se no comunque importa la mobilitazione, il risultato sarà difficile da ottenere perché costituzionalmente, visto che sta nel suo ambito privilegiato, lei sa benissimo che una legge, che un referendum sull'euro in questo momento non è costituzionalmente possibile. Ma come vi organizzerete per questa che è la campagna evidentemente di mobilitazione per voi più importante, forse la più importante da quando esistete? Guardi, intanto è giusto precisare che il referendum sarà un referendum consultivo, cioè non ci sarà nessun obbligo in base al risultato, però sicuramente sentire gli italiani è importante, questo è già stato fatto negli anni passati. Detto ciò, l'organizzazione mi sembra abbastanza chiara da questi tre giorni. Torniamo sul territorio, riattiviamo i meet-up delle strade con banchetti ogni weekend per raccogliere queste firme e per parlare di pochi argomenti ben chiari, un po' come è stato per il primo V-Day. Non sul blog, nel senso che lì è facile
per spingere un bottoncino e magari votare un po', che non si capisce chi ha votato. Stiamo parlando firme certificate. Attenzione, nel blog quelli che votano sono certificati con documento, però in questo caso quando si parla di una proposta di legge di iniziativa popolare che come firma ha un numero minimo di 50.000 firme, deve essere ovviamente una raccolta con tanto di documento, quindi verrà fatta nelle strade tramite i banchetti. Quindi ora il Movimento 5 Stelle esce dal Parlamento e ancora di più torna in mezzo alla strada, in mezzo ai cittadini. È questa la nostra natura, siamo nati così tanti anni fa col primo V-Day, poi col secondo V-Day, chiedevamo un Parlamento pulito e lo chiediamo ancora, e ora faremo questa raccolta di firme per questo referendum. Grazie.